perché se tu hai un sindaco come Beppe Sala, il quale il giorno in cui la questura di Milano organizzò un blitz alla stazione centrale di Milano, dove è stato accoltellato quel poliziotto e dove quell'altro immigrato lanciava pietre contro gli agenti, e un agente è stato costretto a sparare ed è indagato e si deve pagare l'avvocato per aver difeso la collettività, perché questo ce lo dimentichiamo. Il giorno in cui si fu quel blitz, Beppe Sala disse le seguenti frasi. Eh no, le operazioni vanno concordate, disse al questore. Non dovete fare dei blitz così. Vanno concordate? Ma se vanno concordate con il sindaco, se il sindaco rivendica una sua responsabilità, allora è responsabile sempre, anche quando sparano un poliziotto e anche quando feriscono un cittadino. Non è possibile far finta di essere il sindaco che se ne sta seduto a Palazzo Marino e dice: ah, ma il governo non ha fatto la propria parte, quando tu hai fermato e criticato un'operazione di polizia legittima di controllo delle persone. Ma se uno sbaglia a criticare... E allora perdonami, Sommi, perdonami, perché mi sono letto tutte le dichiarazioni. C'è una forza politica che sta a sinistra, che attraversa il PD. Faccio i nomi io, perché sono abituato a fare i nomi. Pierfrancesco Maiorino, perché attraversa SEL, che all'epoca era Sinistra Ecologia Libertà, adesso è Verdi Sinistra, non si capisce mai niente, ma sempre rossi sono, anche se si ridipingono di verde, sempre rossi sono. Se tu vai a vedere le dichiarazioni in quel periodo, scoprirete che erano contro la polizia, dicendo che un blitz, che era semplicemente un controllo, erano andati alla stazione centrale di Milano, avevano controllato chi aveva titolo per rimanere, chi aveva il coltello in mano, chi spacciava, chi rubava e rapinava le persone. Sono stati definiti da esponenti della CGIL scene brutte, odioso blitz, e dopodiché addirittura ci sono episodi che ci mettono in quietudine perché si sembra di stare in un regime. Questo è il commento a un controllo di polizia. Se ci sono quei signori che accoltellano, che lanciano le pietre, la responsabilità è per una cosa, onorevole. Le spiego una cosa che lei forse non ha ancora capito. Le domande le fanno i giornalisti e i politici rispondono, ma lei non risponde mai. Ho visto il presidente del Consiglio, l'ho intervistato l'altro giorno. E mi ha detto: noi abbiamo fatto il decreto di Cutro, è stato smontato dalla magistratura. Allora le ho chiesto la cosa più banale e normale che farebbe qualsiasi cittadino, credo chiunque qui dentro e anche quelli che stanno a casa. Ma allora che si fa? Se un governo non può governare perché arriva la magistratura e smonta un decreto, che si fa? Ma che c'è? La risposta... Ma quello non deve... Ma perché lei si agita tanto? No, anche lei, onorevole Tinagli, stia tranquillo, ha risposto una cosa semplice che risponde qualsiasi italiano con buon senso. Ha detto: si cambia la legge, si cambia la magistratura, perché questo è l'unico modo per se fare uno... ciò che si deve fare. No, lei sta mischiando. Cambia, se uno è un criminale va mandato in galera. Onorevole Tinagli, stia tranquilla. Si cambia. Guardi, fa una riforma della giustizia. Mi fa un po' giustizia. Sorridere perché io sarei la candidata. Lei dovrebbe essere il giornalista. Io non mi candido perché mi vergogno di vedere dei candidati così. Guardi, io non mi candido da nessuna parte. Mi vergogno di fronte a quella donna, di fronte a quella donna. Guardi che è lei che sta interrompendo me. È molto democratico il vostro sistema. Vi agitate molto ed è molto democratico che lei cerchi. Ma perché questo governo...